grande piacere e un grande onore per me avere in sala il sindaco della città di Chiusi, le forze dell'ordine, li ringrazio vivissimamente. Oggi è il primo convegno ed oggi è la sintesi di un anno di lavoro. L'anno scorso abbiamo fatto un'inaugurazione e dall'anno scorso sono state fatte una serie di cose. È stato fatto l'eliporto, è stata fatta la linea ferroviaria interna, si è provveduto ad acquisire altri suoli, è stato fatto un pianale di ribalta, altri piazzali. Quindi da privati stiamo investendo ed investiremo su questo territorio, in questa iniziativa. Faremo tantissime altre cose. In un anno siamo cresciuti notevolmente come numero di imprese coinvolte. Quando abbiamo inaugurato l'anno scorso c'era una sola impresa. Oggi c'è la Simar, Ecotessile, la DLT, c'è la Daisy Shipping. Ci stanno altre grosse imprese con le quali già interfacciamo e a breve concludiamo dei contratti. Quindi in un anno tante imprese sono arrivate in questo imbuto e tanti servizi che prima non offrivamo oggi siamo in grado di offrire. Noi come Interporto abbiamo un'anima commerciale e sappiamo che il toscano, chi opera in Toscana, opera e guarda l'Italia da Firenze in su. Noi siamo l'estremo inferiore della Toscana e dobbiamo diventare la porta d'ingresso per le imprese che vogliono entrare in Toscana. Il nostro vantaggio qual è? È che ci troviamo al centro Italia. Le potenzialità di questo territorio sono che siamo a 100 km da Roma, 100 da Firenze, 50 da Perugia, 40 da Arezzo, 40 da Orvieto. Quindi riusciamo a fare la differenza, non a caso il nostro motto è We Make the Difference, perché incidiamo direttamente nel markup. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo interloquire con estrema umiltà con tutti quanti, perché ognuno di noi è un potenziale stakeholder e lo possiamo fare soltanto se ci crediamo, ci guardiamo negli occhi ed operiamo con la professionalità che ci ha sempre contraddistinto. È opportuno da parte mia, poi non parlerò più, invitare sul palco il sindaco della città di Chiusi, che ha permesso la realizzazione di tutto questo con la sua apertura mentale. E ringrazio chi non c'è per motivi personali, il dottor Benicchi della Banca Valdichiana, che ci ha sempre dato il giusto sostegno e ha sempre creduto in questa iniziativa e a noi imprenditori. Quindi se il sindaco ci lascia un saluto, perché per impegni poi è costretto ad abbandonarci, è un grosso piacere. A breve, come obiettivo per il prossimo anno, ci sarà la città degli artigiani. Che cos'è la città degli artigiani? È un capannone a forma di U dove gli artigiani avranno un capannoncino piccolo dove poter produrre, e la produzione degli artigiani, eccellenze della Toscana, dovrà andare in tutta Europa, in tutto il mondo, perché con l'apertura del collegamento ferroviario noi saremo collegati con tutto il mondo e questo scambio continuo, inflow outflow di materie prime, sarà necessario e vitale per sviluppare l'Interporto etrusco. Grazie ancora per essere intervenuti e vi lascio con il dottor Scaramelli, che è sindaco della città di Chiusi. Ma io un saluto e una considerazione, tanto grazie per l'invito e per la presenza e la dimostrazione di quello che ci eravamo detti quando ci siamo visti la prima volta, di darsi fiducia reciproca e di credere su degli step però di concretezza e di pragmaticità rispetto a un'azione di sviluppo che era possibile fare laddove in passato per anni se ne era parlato e poi nessuno, diciamo, era riuscito ad attivarsi. Noi vogliamo scommettere sulla centralità di Chiusi,
e ce lo siamo dimostrati reciprocamente, dandosi fiducia e cercando di poter mettere nelle condizioni, poi ovviamente il grosso l'ha fatto l'impresa privata, non è che il comune fa l'imprenditore, però è giusto che metta nelle condizioni di, perché a volte magari ha anche ostacolato in passato. Oggi era il momento opportuno di metterlo nelle condizioni di, e a sua volta di creare indotto e sistema e relazioni fra più aziende, e questo mi fa piacere che stiamo crescendo in questo anno, a partire dalle relazioni che ebbi modo di creare, un contatto che avevo trovato e poi anche altri che sono nati di per sé. Perché questa importanza di questo ruolo? Noi siamo in un'area che ha una valenza strategica importantissima, riconosciuta dalla Regione Toscana anche come aspetto di carattere logistico rispetto alle possibilità anche di ampliamento di quest'area, anche nello strumento urbanistico che stiamo definendo dopo aver fatto il piano strutturale dopo 37 anni, lo abbiamo fatto nel primo anno e mezzo di legislatura, l'abbiamo chiuso, stiamo scrivendo il regolamento urbanistico, quindi noi siamo anche nella condizione di scrivere le norme di come sviluppare quest'area da qui fino in fondo, per determinare anche meglio la distribuzione dei volumi, dei valori e lo sviluppo di questa potenzialità di quest'area, che è enorme, perché è un'area che ha una potenzialità incredibile. Noi avevamo in passato una potenzialità di oltre 200.000 metri cubi, io credo che vada ridimensionata per non creare poi anche un peso troppo forte in chi è proprietario delle aree, ma anche fossero 150.000 metri cubi ulteriori, è comunque un grande potenziale. Perché questa potenzialità di questo sviluppo? Perché siamo centrali, noi abbiamo fatto uno studio, in 40 minuti noi raggiungiamo 480.000 residenti a Chiusi, siamo baricentrici rispetto a 480.000 residenti, sono dei punti di forza, e a 3 milioni di turisti. Qui ci potrebbe aprire anche un altro aspetto, non soltanto le merci si spostano ma anche le persone. E rispetto allo spostamento delle persone c'è interesse a quest'area anche rispetto a dei vettori internazionali che portano per esempio i turisti nei treni e poi magari li appoggiano e poi da lì fanno degli hub e partono per, diciamo, muoversi nel centro Italia. Allo stesso tempo c'è interesse alla nostra area, perché martedì io sarò dal Ministero dei Trasporti a presentare il progetto della stazione dell'alta velocità, che noi proporremo di realizzare proprio a 200 metri da qui nell'area dell'ex centro Carni. È stato fatto un appalto, noi demoliremo al suolo tutta quell'area, quindi entro fine anno lì non ci sarà più niente, sarà tutto demolito, sarà tutto sparito, tutto recuperato, riciclato il materiale, quindi a dicembre abbiamo anche un'altra potenzialità di sviluppo, ovviamente su treni passeggeri. Però questo per dire che se c'è un'impresa, un business che si sviluppa in quest'area perché ci sono le merci, lì ci possono essere anche le connessioni con l'alta velocità, ed è giusto che se è un imprenditore deve venire da Milano, impiega 2 ore perché sa che a Chiusi magari si può fermare e fare veloce, così andare a Napoli e essere in giornata, farlo anche 4 volte, perché magari un'impresa può insediarsi, una persona deve rientrare, fare degli incontri, appuntamenti, quindi la forza della nostra area e quindi l'indotto della logistica diventerà determinante. Allo stesso tempo credo che tutte le aziende del territorio, vedo anche imprenditori locali, debbano comprendere come da parte loro possono trovare un vantaggio a interagire con voi rispetto alle connessioni, rispetto alle merci, senza che ciascuno magari faccia il proprio trasporto. Cioè bisogna capire come si possa fare impresa e fare sistema. Io, visitando molte imprese del territorio, molte volte mi accorgo che magari l'altro non sa cosa fa l'altro, e abbiamo visitato delle aziende con Chiara, con l'assessore di attività produttiva in quest'ultimo anno, molte aziende abbiamo visitato e abbiamo visto che quando noi abbiamo detto che sarebbe insediata questa attività, molti hanno preso sono interessati anche a una logistica semplicemente locale, oltre quella ovviamente che sarà la vostra dimensione, che potrebbe essere europea, intercontinentale, però non sottovalutare anche l'indotto che potrebbe determinare dalle collaborazioni con le altre aziende del territorio, quindi le banche, visto che sono entrambe le banche presenti, per quelli che conosco, insomma, che mi hanno salutato, abbiamo altre realtà importanti imprenditoriali che sono in forte crescita, la città è ambiziosa. Noi lo siamo ambiziosi sotto il punto di vista dello sport, lo abbiamo dimostrato, credendo su un progetto che ci porterà al vertice con i tempi giusti, senza voler dire si fa subito, però ci siamo dati dei tempi giusti anche in quel settore e finora le cose ci stanno tornando. Dovremmo diventare al vertice per quanto riguarda lo sport, la logistica, i trasporti, le imprese, le dimensioni del commercio, che è comunque messo a sistema. Rispetto al centro storico io sono soddisfatto, anche perché anche noi abbiamo anche una valenza turistica, quindi la città sta crescendo a 360 gradi. Il mio saluto vuole essere a 360 gradi anche per illustrare la città. Siamo un'unica città che ha l'unica catacomba sopra Roma cristiana, l'abbiamo ristrutturato in settimana il parcheggio antistante con un lavoro straordinario che ci porta all'eccellenza fuori Roma. Siamo l'unico sito
che può permettersi quello. Abbiamo 3 musei, l'unico nazionale archeologico che convive con altri 2 musei, tombe etrusche e catacombe, quindi abbiamo la valenza degli etruschi, diciamo il valore storico, la forza della nostra dimensione commerciale, perché il centro commerciale naturale ha circa 100-120 attività commerciali associate che fanno sistema, la dimensione culturale e sociale è molto forte, e questo sviluppo produttivo. Io ecco, vi chiedo scusa che devo salutarvi perché ho appunto il direttore generale della ASL e il direttore sanitario, perché dobbiamo fare anche su Chiusi potrebbe nascere il primo centro regionale di sviluppo di un settore sociale, quindi anche lì sono altri tipi di lavori. Io vi ringrazio della pazienza e vi faccio tanto in bocca al lupo. Grazie al sindaco della città di Chiusi. In relazione alle potenzialità turistiche si svilupperà l'eliporto nell'ambito dell'interporto etrusco. È nostra intenzione avviare dei collegamenti periodici nel periodo estivo con l'isola d'Elbe e anche con altri siti, e nel periodo invernale per i grossi vettori a livello europeo di collegare l'interporto etrusco con i principali aeroporti. Quindi c'è anche il link tramite l'eliporto, le potenzialità ci sono, le professionalità ci sono, la banca locale è a vostra disposizione, la Banca Valdichiana. L'amministrazione locale, il sindaco ha incarichi anche a livello nazionale, è una persona estremamente umile ed ha la politica della porta aperta. Per noi è un grande vantaggio già trovare un sindaco in ufficio e trovarlo con la porta aperta, poi è il massimo. Quindi la parola la diamo a Peppe De Simone della Desi Shipping, che è la punta di diamante dell'interporto etrusco. Vieni Peppe. E grazie per la fiducia che ci hai dato. Allora Peppe illustrerà la sua impresa nata con sangue, sudore e lacrime, e illustrerà le potenzialità della Desi Shipping e del terminal dell'interporto etrusco. Grazie. Signori, grazie di essere con noi. Cari amici e colleghi, sono vari colleghi, qualcuno non mi conosce, mi vorrei presentare. Il mio nome è De Simone Giuseppe, sono amministratore delegato della Desi Shipping, un forward agenzia marittima e tanti di trasporto, eccetera. Ho un'esperienza di 40 anni in questo settore, ho iniziato come comandante di navi, sono un capitano in concorso, poi ho iniziato in la mia cara moglie disse o il mare o me, e quindi ho scelto di stare a terra e comandare le navi da terra. Questo è il nostro logo insieme all'interporto etrusco. La mia attività è iniziata in Sealand nel 1974, poi nel 1996 fui chiamato dalla società ad aprire un piccolo porto, Gioia Tauro, ma le intenzioni erano quelle di farlo diventare il porto più grande del Mediterraneo, ed è diventato il porto più grande del Mediterraneo. Credetemi, per me fu veramente un'esperienza e uno sforzo fisico, come vedete è un porto grandissimo. Abbiamo altre foto, non peraltro abbiamo messo l'MSC, una primaria compagnia che abbiamo oggi l'onore che sta con noi. Che cosa è successo in questa mia sfida? Ci sono riuscito e oggi insieme al dottor De Luca stiamo facendo una sfida del terminal etrusco. Noi, credetemi, sono gli sforzi di privati. Noi imprenditori cerchiamo di metterci la faccia. Questo è molto importante. Chiediamo a tutti collaborazione. Però vorrei fare una piccola storia per chi non è del settore. Il commercio è nato inizialmente con il baratto, ai tempi storici. Man mano questo
commercio è andato avanti, chiedendo sempre movimenti di merci sempre maggiori. Oltre ai vari camion, eccetera, si è scelto poi le navi. Però le navi all'epoca si caricavano a mano. Quindi che cosa? Se una nave rimaneva diversi giorni in porto. E adesso vi faccio una domanda. Ci sono molti scienziati che hanno inventato tante cose, Edison, altri. Però se vi faccio una domanda, chi era MacLean? Secondo me, non molti sanno chi era MacLean. MacLean non era altro che un autotrasportatore americano. Lui un giorno rimase ben 2 o 3 giorni per poter scaricare il suo camion. Aveva una grande azienda. Pensò, dice, ma perché io non posso caricare tutto il mio camion? E vado via. Che cosa fece? Ecco qua, MacLean, una foto storica del... Si mise in giro e comprò una compagnia di navigazione. Questa si chiamava la Pan Atlantic, che la ribattezzò Sealand. E questo, ecco, questa famosa compagnia americana, che cosa successe? Poi man mano si è unita con la Maersk, creando sempre navi più grandi e porti più grandi. Però i porti non è che bastano, occorrono spazi. E si sono creati i terminal vicino ai porti. Questo è un porto, un terminal tipo Gioia Tauro o Genova e altri. Però che cosa succede? Non basta. Abbiamo bisogno di interporti interni. E qui nasce il terminal etrusco. Il terminal etrusco, noi speriamo di andare avanti con questo grande progetto. Che cosa c'è? Abbiamo dei magazzini grandi, però tutto il terminal è affidato alla Daisy Shipping, una società di spedizioni, agenti marittimi, e abbiamo le conoscenze per portare avanti questo famoso discorso. Signori, io cerco di essere molto breve, perché vedo che state lì lì quasi per scocciarvi un poco, però le ultime parole. I terminal sono l'anima del commercio. Pensate al terminal etrusco gestito dalla Daisy Shipping, che ha filiali in tutto il mondo. In Italia abbiamo Gioia Tauro e l'head office, però abbiamo Palermo, Catania, Salerno, Nola, Roma, rappresentante di Roma. Abbiamo filiali in Spagna, negli Stati Uniti, una nostra in Cina, in Giappone e in ultimo la Romania. Questo si servirà alla Romania quando partiremo con i treni a fare un collegamento tra l'Est Europa con Chiusi. Signori, metto a disposizione la mia esperienza di 40 anni di questo settore, sperando nell'aiuto di tutte le istituzioni, perché io dico che, lo dico sempre ai miei, un buon capo è un buon capo se ha degli ottimi collaboratori. Io chiedo alle istituzioni di darci una mano. Se ci date una mano in questa impresa, credetemi, si creeranno posti di lavoro e tante altre cose. Le compagnie di navigazione ci daranno una mano, i trasportatori ci daranno una mano, perché siamo vicino a vari porti grandi come Civitavecchia, Livorno, Genova, Napoli. Signori, io chiedo
l'aiuto di tutti quanti. Vi ringrazio e ricedo la parola, se c'è il dottor... Arriva. Vi ringrazio e chiedo scusa di avervi preso molto tempo. Ecco il... Allora, dopo Peppe De Simone voglio rubarvi un attimo di tempo con Oreste, perché, come dicevo, svilupperemo un polo artigianale e uno che ha sempre creduto nelle potenzialità degli artigiani è Oreste Castrini, che sta qui, collabora con l'Interporto e spenderà due parole, proprio due minuti, sulle potenzialità degli artigiani e degli artigiani che fanno rete tra di loro. E dopo ci sarà un altro intervento, una chicca, proprio per chi studia le reti d'impresa. Due minuti. Grazie. Grazie al dottor De Luca, grazie a voi tutti. Dottor De Luca sa... Sì. Sì, grazie. Dottor De Luca sa che, diciamo, per quanto concerne un piccolo aiuto, diciamo, non tanto... ma solo e soltanto di natura di disponibilità per contribuire a fare in modo che questo centro possa dare e possa partire al meglio e quanto prima, anche perché questa iniziativa mi riporta indietro negli anni 80, che già si lavorò per dare inizio a questo centro che si chiamava a quei tempi l'autoporto, ma credevo, siccome ebbi un'esperienza nel settore trasporti non indifferente, credevo già da allora agli sviluppi che potevano avere i trasporti e quindi eccomi qua. Ma lascio il discorso dei trasporti e invece... come dire, posso dire qualcosa relativamente alle iniziative che saranno, mi auguro, quanto prima insediate in questa ampio spazio, perché come sappiamo sono circa 25 ettari. E questa iniziativa già da tempo diciamo è stata presentata, ma forse non tutti conoscono. Si chiama Prodotti delle Terre Etrusche. Prodotti delle Terre Etrusche perché? Perché in tempo indietro ho avuto modo di andare un po' all'estero e ho visto con quanto desiderio, quanto entusiasmo gradiscono avere i prodotti Made in Italy, ma Made in Italy in particolar modo toscani. Bene, vi dico un piccolo aneddoto. In Cina un direttore di un grande centro commerciale, voi sapete bene che in Cina i centri commerciali sono paesi, bene, quando mi conobbe perché avevo degli incarichi, voleva che mi adoperassi proprio perché si portasse i prodotti italiani. Lui avrebbe dato all'interno del centro commerciale uno spazio per i prodotti Made in Italy. Si fece tutto il possibile perché, ma poi dopo ci sono stati fatti e circostanze che non hanno potuto consentire di dare questo sviluppo. Ma capii però che il desiderio nel mondo di avere prodotti italiani ed in particolar modo certi tipi di prodotti, allora volli dar vita a questo marchio Prodotti delle Terre Etrusche. Sappiamo tutti che viviamo in una realtà etrusca, sappiamo che Chiusi è stata una delle città degli Etruschi, è quello che ha detto il sindaco. Bene, questa iniziativa, con questa iniziativa che cosa si vorrebbe fare? Rivitalizzare proprio l'economia locale. Come? Investendo, cercando di coinvolgere quanto più gli operatori, in particolar modo agricoli, ma non solo. Perché? Perché si creasse una coltivazione di prodotti
di eccellenza, prodotti agroalimentari. Parti già ce l'abbiamo, ma non sono sufficientemente commercializzati. E una volta realizzato questo accordo per la produzione dei prodotti agroalimentari, c'è lo stabilimento per la lavorazione, confezione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Bene, questa iniziativa, il dottor De Luca, quando ha avuto modo di conoscerla, l'ha sentita proprio sua. Qui bisogna in tutti i modi partire con questa cosa. Bene, certamente il dottor De Luca avrebbe piacere anche che a questa iniziativa si potessero, come dire, avvicinare anche operatori che già operano nel settore agroalimentare. Questa iniziativa non è solo e soltanto per la lavorazione di prodotti agroalimentari e la sua commercializzazione. Come sapete, è stato registrato il marchio, che lo può far vedere, grazie. Ecco, questa registrazione questo marchio è stato registrato a livello comunitario. Abbiamo tutte, come dire, gli attestati, questo è ovvio. Poi abbiamo fatto conoscere questa iniziativa anche alla Regione Toscana e quindi all'assessore dell'agricoltura della Regione Toscana, dove, come dire, ha dato proprio il suo compiacimento a questo affinché si potesse realizzare. Tanto è che si rende disponibile, come dire, ad ogni nostra esigenza. Perché? Perché si sa bene che il contesto europeo, cioè della comunità, ci stimola a fare in modo che questi prodotti siano quanto più presenti nel mercato. Ci sono finanziamenti e che quindi si rende disponibile perciò. Non è solo e soltanto, come dire, per dare una ecco, questa sintesi del progetto, realizzazione del complesso in cui si accentra ed esternandoli dalla responsabilità dell'azienda produttiva e la gestione di alcuni costi, trasporto, logistica, commerciale, al fine di favorire la commercializzazione di prodotti italiani di alta qualità, destinare al mercato nazionale ed internazionale. Bene, questo non è solo il progetto, non è solo e soltanto la presentazione di questo marchio e la volontà di realizzare questo stabilimento, ma è anche una cosa nuova per la commercializzazione. Tant'è che chi vuole c'è il Deplia e quindi lo può prendere quando è a tempo poi di leggerlo, ma questi punti di vendita sono una novità. Non si va a cercare tanto, come dire, di presentare i prodotti ai già, perché no, sì, anche ai grandi centri commerciali, ma più che mai invece è di realizzare direttamente col sistema produttore-consumatore. E la gestione di questo è una gestione, diciamo, di partecipazione. Quindi chi avrà l'interesse alla commercializzazione di questi prodotti diciamo è il diretto poi interessato del punto di vendita. Ma oltre che a questo c'è anche un'associazione che proprio il sindaco ne parlava, per dare vita a una, come dire, a un modo di creare per dare maggior risalto alle singole eccellenze. Alla rete, diciamo, a questa rete che è solo e soltanto
del turismo, un turismo che non è un turismo solo di luogo, ma anche un turismo culturale. E quindi tutto è inserito in questo contesto. Quindi chi vuole, diciamo, ci sono la porta aperta per inserirsi in questa iniziativa. Grazie, grazie a tutti. Grazie Oreste. Ora l'avvocato Nitti, Donato Nitti, ci parlerà come responsabile per la Toscana delle reti di impresa e cosa vuol dire fare rete di impresa. Grazie molto, dottore. Buongiorno a tutti. Ecco qua. Io sono un avvocato di Firenze, Donato Nitti. Mi occupo di reti di impresa dal 2010, da quando poco dopo il legislatore italiano ha introdotto nell'ordinamento una nuova forma di aggregazione, un contratto. Nel 2008 la Commissione europea aveva emanato una commissione Small Business Act per spingere gli Stati membri a favorire la politica di aggregazione delle piccole e medie imprese. Il legislatore italiano nel 2009 ha risposto e è stato uno dei casi di studio dell'Europa, perché è stato il primo, forse una delle prime volte in cui l'Italia è stata all'avanguardia nell'attuazione della normativa europea, tanto che nel 2011 la Commissione europea ha definito il contratto di rete una delle best practice europee per favorire l'aggregazione delle piccole e medie imprese. Nel 2012, infine, il legislatore italiano, un'altra volta con un'altra legge, ha stabilito che le reti di impresa sono la forma di aggregazione che deve essere privilegiata nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici. Oggi, infatti, le regioni, che gestiscono la maggior parte dei finanziamenti pubblici, vedono le reti di impresa come la forma privilegiata, la forma di aggregazione da privilegiare, e assegnano più contributi pubblici alle reti di impresa piuttosto che ai consorzi, alle associazioni temporanee di impresa, alle cooperative e così via. La rete d'impresa, quando nasce nel 2009, era una specie di consorzio. Nel corso del tempo, nei 7 interventi normativi che si sono avuti, si è trasformata e adesso è diventato qualcosa di più. Ha in sé un nucleo di natura consortile, ma è più ampia. Per esempio, il consorzio ha soltanto scopo mutualistico, mentre noi possiamo fare una rete d'impresa anche per produrre utili. Il consorzio ha necessità di una struttura organizzativa, mentre è possibile costruire una rete d'impresa senza organizzazione. Nella rete d'impresa, grandissimo spazio è lasciato all'autonomia privata. Quindi quando costruiamo una rete di impresa possiamo fare un vestito su misura al singolo progetto. Ci sono alcuni vantaggi. Per le imprese toscane il primo vantaggio fondamentale è che nel 2014, per l'anno d'imposta 2014, la regione ha stabilito una riduzione dell'IRAP pari allo 0,5%. Quindi le imprese che pagano l'IRAP in Toscana e che sono parte di una rete di impresa, oppure le reti di impresa che hanno sede in Toscana, pagheranno circa il 12% in meno di IRAP nell'anno 2014. Per alcune piccole imprese questo può essere trascurabile. Io per esempio ho un cliente che paga 600.000 euro di IRAP, appena l'ha saputo è corso a entrare in una rete di impresa perché risparmierà non circa 70.000 euro. Nel DEF, nel documento di economia e finanza che è stato pubblicato ad aprile, il governo ha programmato di rifinanziare un fondo particolare che consente la sospensione d'imposta degli utili delle imprese che sono investite nei programmi di rete fin tanto che vengono mantenute all'interno del fondo patrimoniale della rete. Sarà finanziato, se il programma viene mantenuto, con 200 milioni di euro, quindi questo è un altro beneficio fiscale che in questo momento non è attuale ma che tra settembre e ottobre potrebbe essere nuovamente attivato, come è stato nel periodo 2010-2012. Altro vantaggio delle aggregazioni di imprese tramite rete piuttosto che consorzi o altre forme è la flessibilità del lavoro. L'anno scorso, non so se vi ricordate, nel periodo di agosto è stata fatta una delle tante riforme del mercato del lavoro denominata il pacchetto lavoro. All'interno del pacchetto lavoro è stato riformato l'articolo 30 della legge Biagi, del decreto legislativo 276-2003 che attuò la legge Biagi, e ha previsto la liberalizzazione del distacco tra le imprese aderenti ad una rete. Il problema del distacco, è quell'istituto con cui un datore di lavoro invia un proprio dipendente presso un altro datore di lavoro, è che è necessario un interesse genuino da parte del distaccante. All'interno dei gruppi, chi ha gruppi di società, sa che possono esserci procedimenti ispettivi da parte del Ministero del Lavoro
perché molto spesso questo interesse genuino non esiste. Il nuovo articolo 30 del decreto 276 stabilisce che il distacco in rete non è soggetto a l'interesse del datore di lavoro distaccante, si presume esistente quando c'è un distacco tra una rete, tanto che il Ministero del Lavoro ha fatto subito una circolare dicendo che non inizierà procedimenti ispettivi sul punto in caso di distacco in rete, e di un paio di mesi fa è la notizia che un gruppo di società venete del settore legno arredo, il gruppo Battistella, ha costruito un contratto di rete proprio per gestire la mobilità infragruppo dei lavoratori, perché in quel gruppo particolare una delle imprese che per esempio fa tavoli ha picchi di lavoro nel febbraio e un'altra impresa ha picchi di lavoro nel giugno, e quindi possono distaccarsi, scambiarsi i lavoratori all'interno del gruppo in maniera più semplice di quanto non avvenga fuori, non avvenisse prima in una semplice relazione di gruppo normale. Ancora, le reti possono partecipare alle gare pubbliche, è stato riformato il codice dei contratti pubblici, seguono le stesse regole delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi ordinari, dei finanziamenti pubblici vi ho già detto, anche le banche tendono a vedere con buon favore le reti, perché il contratto di rete, sintetizzo in maniera molto semplice, richiede l'indicazione all'interno del contratto degli obiettivi strategici delle imprese e del programma di rete, i diritti e obblighi delle imprese, il come si attuano questi obiettivi strategici. La banca riesce a vedere quale sarà il programma di rete più di quanto non avvenga in materia di società. Le grandi banche, Unicredit, Intesa, Monte dei Paschi e BNL, da anni hanno attuato programmi di finanziamento per le reti proprio perché riescono a capire meglio se il progetto imprenditoriale è un progetto serio oppure è un progetto che ha poco respiro. Qui è molto tecnico, quindi sorvolo. Questa è la versione originaria della legge sul contratto di rete e quella nuova. Vedete, quando nasce per una sola cosa, esercitare in comune più attività, via via nel tempo, oltre all'esercizio in comune di più attività, si sono aggiunte anche altre possibilità. Vada pure avanti. Il contratto di rete è molto complesso, sono contratti anche di 30 pagine, ma lo possiamo sintetizzare così. Lo scopo fine, quello che i giuscommercialisti definiscono scopo fine all'interno della società, è l'aumento dell'innovazione e della competitività. Viene realizzato attraverso lo scopo mezzo, che è lo scambio di informazioni e prestazioni, la collaborazione a progetti complessi o l'esercizio in comune di attività. Questo scopo fine e questo scopo mezzo vengono illuminati dagli obiettivi strategici che vengono descritti nel contratto, che vengono poi attuati da un programma comune, dal chi fa che cosa delle imprese in rete. La responsabilità all'interno delle reti è simile a quella che si ha nei consorzi, ma ancora più limitata, proprio perché, vedete, il legislatore nel contratto di rete dice che in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune. Questo in ogni caso significa che non solo per le obbligazioni, come si dice in materia di consorzi, schiettamente consortili, ma anche per tutte quelle che possono essere non schiettamente consortili, come avviene nel caso dei consorzi, ma che sono in relazione al programma di rete. Quindi probabilmente anche per quelle assunte per conto di uno solo o più dei singoli consorziati, scusate, delle singole imprese in rete. Ancora avanti. Questa è la slide sul distacco, ve l'ho già detto, poi nelle reti è possibile anche la codatorialità, che è qualcosa di simile all'assunzione congiunta, e addirittura nelle imprese agricole un terzo istituto giuslavoristico che viene chiamato assunzione congiunta. Altri aspetti del contratto di rete: la possibilità di prevedere un fondo patrimoniale comune che determina la limitazione di responsabilità, i cosiddetti diritti di voice, quindi le decisioni, l'amministrazione, possiamo chiamarla così, della rete. Bisogna occuparsi dei diritti di exit, quindi il recesso, la risoluzione, l'inadempimento, lo scioglimento della rete. Poi ovviamente, trattandosi di reti per l'innovazione, innovazione che può essere di prodotto, di processo, ma anche di modello organizzativo, tutti gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale. Io prima di reti mi occupavo di proprietà intellettuale, tuttora mi occupo di proprietà intellettuale, quindi vedo con particolare favore questo aspetto. E poi ancora, le reti possono essere transnazionali. Possiamo fare rete soltanto tra imprese italiane, ma anche con imprese straniere, sicuramente con le imprese comunitarie, perché sapete che le imprese possono liberamente circolare all'interno del mercato unico, ma anche con imprese extracomunitarie. E allora in un contratto di rete ci occuperemo di legge applicabile, di giurisdizione, quindi stabilire quale il giudice di quale Stato decide le controversie, ma anche di risoluzione delle controversie con strumenti privati, quindi mediazione e arbitrato.
Io sono, non l'ho detto prima, sono delegato regionale di Assoreti PMI, che è un'associazione, vedete il marchettino in fondo, un'associazione di persone, professionisti, imprese e reti che si occupano di rete. Non è un'associazione di categoria, è un'associazione culturale che fa attività di presentazione del fenomeno delle reti. In sala c'è anche Antonella Tomei, che è il delegato per la provincia di Arezzo, abbiamo delegazioni su tutta Italia, in quasi tutte le province italiane, e abbiamo fatto, credo, 103 o 104 convegni di presentazione delle reti, convegni tecnici in cui vengono spiegati i fenomeni delle reti e a volte presentate anche reti di imprese. Ho lavorato personalmente a 27 progetti di rete, 15 di questi progetti sono già nati, cioè siamo già andati dal notaio, io ho scritto il contratto e il notaio ha autenticato l'atto, gli altri sono in corso di realizzazione. Uno particolarmente interessante è una rete per la gestione di un mercato a filiera corta, quindi qualcosa di simile a quello di cui parlava il signor Castrini, il mercato di Montevarchi, il mercatale di Montevarchi che forse qualcuno conosce. Se poi avete domande, io dopo sono fuori e posso rispondere. Grazie all'avvocato Donato Nitti, grazie ancora, e dopo ci saranno dei gruppi di lavoro dove chi è interessato alle singole problematiche e potenzialità che abbiamo espresso può liberamente farlo. Per quanto riguarda l'Interporto c'è la dottoressa Valdarchi Antonella che è a vostra disposizione per eventuali domande e ragguagli tecnici. Ora concludiamo con l'assessore Chiara, vieni Chiara, dicendo che noi come Interporto facciamo anche della solidarietà e sosteniamo l'ospedale Meyer. C'è qui la prima azienda che si è insediata nell'Interporto e lo ha fatto proprio perché Chiara col suo dinamismo mi ha messo in contatto con gli imprenditori che avevano necessità di stabilire di avere un punto di riferimento dove raccogliere pezzame che poi viene riciclato, e con i proventi di questo pezzame Chiara ci illustra con una rappresentante della Ecotessile cosa si fa. Conclude Chiara, ringrazio tutti quanti voi, un ringraziamento particolare va anche al vettore unico che già c'è nell'Interporto, che è la DLT, anche lui grazie per essere intervenuto, e a vostra disposizione dopo, Daniele Parettini, a vostra disposizione per eventuali ragguagli. Si chiude in bellezza con due bellezze etrusche. Grazie. Grazie Antonio, naturalmente sì, molto è stato detto anche già dal nostro sindaco, dagli interlocutori di questa mattina. Fare sistema e fare rete sicuramente è importante, fondamentale. Il progetto Interporto Etrusco, come ha detto un po' anche il dottor De Luca, da parte nostra, da parte dell'amministrazione, per quanto mi riguarda, è stato positivamente visto, tanto che si sono creati dei contatti con delle aziende. Le prime aziende si sono fortunatamente già insediate dentro all'Interporto, ne abbiamo un esempio. Attraverso questa azienda, la Ecotessile, siamo riusciti anche, poi vi spiegherà meglio nel dettaglio anche Maika, a fare delle azioni di beneficenza, di solidarietà e non solo, delle azioni anche che hanno permesso di regalare, come è avvenuto poco tempo fa alla nostra città, per esempio attraverso il riciclo di materiali tessili, un tavolo, delle sedie per un parco giochi per i bambini. Quindi queste azioni che portano anche sicuramente ad una ricaduta positiva nel territorio, nonché commerciale, speriamo produttiva, molto importante per tutti, a ricaduta forte anche dal punto di vista promozionale e turistico in un polo centrale che rappresenta la nostra città, sono ben viste, e speriamo che si creino sempre azioni positive e di rete che messe a sistema possano fruttare sempre di più. Quindi un in bocca al lupo, complimenti a tutti e buon lavoro. Bentrovati, Ecotessile è la prima azienda che si insidia nell'Interporto. Nasce nel 2012 ma diventa operativa a maggio 2013, quindi abbiamo appena festeggiato il primo anno, e nessuno meglio di noi vi può assicurare i benefici che dà l'Interporto. Noi in questo anno siamo cresciuti tanto da poterci permettere di diventare sostenitori ufficiali del Meyer di Firenze, e quindi noi raccogliamo, ci occupiamo di raccolta di tessile, soprattutto di indumenti usati.
parte dei nostri utili li doniamo al Maier, il quale ci compra attrezzature sempre più innovative per la cura dei bambini. Noi abbiamo vari obiettivi, molti comuni, proprio perché ubicati qua, ci hanno dato la possibilità di collaborazione. Credendo in noi siamo riusciti ad assumere 4 persone che in un momento così di forte crisi economica sono per una piccolissima realtà come Chiusi già un buon inizio. Ci auguriamo che tanti altri comuni, tanti altri gestori, perché dal 2006 il tessile è rifiuto, quindi se ne occupano i gestori, in questo caso sei Toscana, in Umbria c'è Gest o Gesenu, ci affidino il servizio, perché oltre che aiutare chi ne ha più bisogno, perché i bambini che sono dentro il Maier non hanno nessuna responsabilità per essere lì dentro, cerchiamo di donare anche ai comuni degli arredi piccoli, perché noi siamo un'azienda piccola che speriamo di crescere, quindi gli doniamo quello che ci possiamo permettere, però e anche questi li doniamo soprattutto ai bambini, tavolini, altalene, scivoli, perché i comuni hanno sempre più difficoltà, quindi si appoggiano molto spesso ai privati per realizzare dei parchi, perché non ci sono i fondi. Quindi il mio augurio è che tante aziende come noi collaborino con l'Interporto, perché vi garantisco che i risultati che noi abbiamo ottenuto li abbiamo ottenuti proprio per essersi insediati qua. Io vi lascio, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti per essere intervenuti. A questo punto mi è stato gentilmente chiesto di chiudere e concludere questa mattinata ringraziando tutti per la presenza, per la ricca testimonianza che avete portato. Ci accomodiamo qua fuori al buffet a nome naturalmente del dottor De Luca, della Desi Shipping e di tutti gli interlocutori, ringraziandovi per aver scelto la nostra realtà anche per partire con un bellissimo progetto come quello dell'Interporto Etrusco. Grazie a tutti e buona giornata.